Mamma mia, che fatica con te, veramente. Siamo arrivati in cima al San Bernardino. Devi stare ferma con quella testa. Siamo arrivati a San Bernardino. Stai ferma quando parli. Allora, siamo arrivati. Adesso faremo un po' di foto e mangeremo qualcosina perché ho fame. Ok. E poi proseguiamo il nostro viaggio. Mi raccomando, attenzione. Ma stava salendo o scendendo il pullman? Salendo. Salendo? Sì. Ah, mi sono reso conto. Eccolo. Comunque, adesso che c'è il pullman davanti, possiamo guardare il paesaggio. In realtà ci siamo stati settimana scorsa in macchina, quindi non è che mi viene da dire wow perché l'ho appena visto. Comunque, racconta la storia della settimana scorsa. Cosa? Siamo venuti qua in macchina? Poi? Cosa abbiamo fatto? Non c'era neanche un parcheggio, alla fine l'abbiamo trovato e No, non so perché siamo venuti qua in macchina. abbiamo scalato la montagna, ma siamo venuti qua in macchina Perché giù c'erano 40 gradi. Giù faceva caldissimo, abbiamo detto, oh, sto caldo da città è insopportabile. Andiamo un po' in montagna a prendere il fresco. Certo, beh. Sali in macchina, vieni qua, messi su un sasso, coi panini, pranzato, riposato sullo scoglio, bordo lago, tutto molto bello. 23-24 gradi. C'è un po' più caldo, eh. Adesso ce ne sono 21. Flashback. Siamo in cima al San Bernardino Pass in Svizzera, nel Canton Grigioni. Molto bello. Guardate qua che paesaggio. Fresco. C'è un 24 gradi, temperatura perfetta, proprio si sta da Dio. Altissima, purissima, levissima. È l'acqua che c'è nel lago dove dopo Luna Colombo farà il bagno. Certo, Stefano. La spingo dentro. Comunque San Bernardino molto molto bello, solo che se venite fino a qua in autostrada, poi la strada che sarà al passo è molto corta. Dovreste uscire a Mesocco e fare la strada, non l'autostrada statale, diciamo, la cantonale, cioè d'accordo. Oppure arrivato allo Spluga, che così fate direttamente la cantonale. Cioè d'accordo? Molto bene, sempre d'accordo. End of flashback. Come faccio a superarlo? Come fai a superarlo? Tipo adesso non lo superi. Ci sarà il momento in cui si potrà, ma no, quel momento non è ora. Ma senta, cosa vuol fare per mangiare? Ma procediamo perché ci manca ancora strada e sono già le 2 del pomeriggio. Guarda le mucche. Non so se posso superarlo o no. Non c'è la segnaletica orizzontale, quindi puoi, se ci vedi. Magari lascia un po' di distanza al posto di stargli francobollata nel culo. Qua. Le mucche. Si è spenta la Sony, no, la GoPro. Di già. Sì. Si è presa dalla guida? No, perché? Ti sento taciturna. Di solito dici un sacco di stronzate. Attenzione! Uomo fermo.
Salve. Chi è che vento mi ha spostato? Ah, che freddo! Salve! Salve! Guarda, ci sono ancora tutte le nostre piramidi di sassi. Beh, se ci sia ancora la nostra non lo sappiamo, però ne abbiamo fatta anche una anche noi settimana scorsa. Adesso metterò il video in cui la costruiamo. Flashback. Fans, siamo in cima a San Bernardino e ci sono tutte le sculture piramidali. Non so come si chiama, hanno un nome in realtà, queste formazioni di sassi una sopra l'altra. Piramidi di Cheopa. No. Cheope. No, non è quello il nome e non me lo ricordo. Beh, comunque vi facciamo vedere perché ce ne sono veramente a centinaia qua. Cleopatra. Vai, vuoi mostrare queste sculture? Non so cosa, come si chiamano esattamente. Praticamente, secondo me, qua ogni volta che viene un turista mette un sasso. Forgia la tua scultura. Vai, Luna, crea la tua piramide. Massi grossi alla base e poi man mano che sali più piccoli. Wow, quanto impegno. Mi piace. Intanto io ce l'ho e tu no. Io ne ho aggiunto uno scuola gigante. Anch'io. Mi toccherà farne uno anche a me. Che stai a fa? Faccio le fondamenta per poi salire di livello. Sì, ma devi farla più grande di quella lì, eh. Non li metterlo lì nella sporgenza zoccolo di moffetta. E sì, poi adesso cade. Sì, infatti, voglio proprio vedere. Invece il rischio, eh? Cosa che mi avevi detto? I salsi grandi alla base? Sì. L'albero di Natale, la punta. Il puntale. E il puntale. Fatto. End of flashback. Ah, che freddo! 19. Minchia, devo chiudere le prese d'aria qua, oh. Bene, fan, siamo arrivati in cima a San Bernardino. Adesso si apre un paesaggio veramente spettacolare. Tempo era meglio settimana scorsa, oggi... Ah, vedi? Oh, andiamo fino a nord, guarda che schifo. Facile che piove. Oh, c***a, non andare avanti 2 chilometri che mi voglio fermare a fare le foto. Perché dopo... ormai sono andato avanti, non faccio più inversione. Oh, facciamole qua. Ciao, ciao. Lo conoscevi? No, tu? No. Allora. Magari loro conoscevano noi. Ah, ok. Scendiamo dalla moto. Tu un po' sull'asfalto, un po' giù, non si capisce bene. Vieni più in qua. Non francobollata, poi ci sono tutte e due le moto nelle foto. Ma perché sopra c'è il gradino, come faccio a salire? Col motore? La tiro fuori io a mano piuttosto. Comunque ti do uno scoop, non è spenta, ti sta dicendo che la batteria è quasi finita. Ho capito, ma è finita ormai. Sì, però stavo ancora filmando. Ok. Ma non era spenta. Lo so, ma comunque... Quindi il video ce l'abbiamo, tu mi hai detto si è spenta. Va bene, ma... Le parole hanno un'importanza. Per dire che ormai era finita la sua vita. Mamma mia, che fatica con te, veramente. Siamo arrivati in cima al San Bernardino. Devi stare ferma con quella testa. Siamo arrivati a San Bernardino. Stai ferma quando parli. Allora, siamo arrivati. Adesso faremo un po' di foto e mangeremo qualcosina perché ho fame. Ok. E poi proseguiamo il nostro viaggio. Quindi ci rivediamo tra qualche minuto dopo che abbiamo fatto le foto. Esatto. Bravissimo. Con la testa ferma. 15 minutes later. Bene, fans, le foto in cima a San Bernardino le abbiamo fatte. Adesso cambiamo le batterie delle GoPro, che durano veramente meno della vita di una farfalla. E dopo risaliamo in moto e andiamo in direzione Oberalpe Pass. Sperando di non prendere la pioggia, che di là... non so, mi spia molto il tempo. Vabbè, semmai prendi quella che non hai preso in Italia. Quella che non ho preso fino adesso. Comunque facciamogli vedere anche il paesaggio di San Bernardino prima di ripartire.
Allora, la strada sale da là. Qua ci sono delle montagne bellissime. Lì c'è in mezzo il casco di luna. Delle montagne bellissime con un lago. C'è un'isola dentro al lago, con un lago dentro all'isola. C'è tipo Matrioska. E poi c'è Luna Colombo qua in mezzo. Dillo che sono la cosa più bella che hai visto fino adesso. Sicuro sei quella più fastidiosa, non so se è quella più bella. Cazzo, Luna Colombo, dove siamo? Al Passo Oberalto. Sì, Oberalto Passo, dai. Pronunciamolo bene. Vabbè, io dico in italiano. Perché è famoso l'Oberalto? Perché c'è un faro. E perché c'è un faro? Perché è una sterlunga dettata dalle voci e delta di un fiume, ciao.